Sofonisba Anguissola e la Madonna dell'Itria a Paternò, nuovo appuntamento per celebrare la pittrice cremonese, il suo più celebre dipinto presente a Paternò. L'occasione è stata la presentazione dell'opera di Turi Marchese, un racconto in musica e versi in siciliano nello stile dei cantastorie di inizi secolo scorso. L'evento nella chiesa dell'ex monastero della Santissima Annunziata, dove si trova il dipinto di Sofonisba Anguissola e dove è stato presentato anche il libretto legato al racconto Una donna nell'arte, Sofonisba Anguissola, pubblicato grazie al sostegno della Fondazione Federico II di Palermo con il suo presidente Gaetano Galvagno. L'evento è stato curato dall'Associazione Amici di Sofonisba. A relazionare sull'opera di Turi Marchese è stato il docente e giornalista Vito Sapienza. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Paternò, Nino Naso, Agata Marzola per la Fondazione Federico II di Palermo e Don Salvatore Patanè, prevosto parroco di Santa Maria dell'Alto e presidente dell'Associazione Amici di Sofonisba. L'uomo nasce solo e solo muore, ma tutta la sua vita, ogni minuto, è governata dalla mente e il cuore e non riesce mai a stare muto. Sono tanti e diversi le maniere che ogni uomo, un modo personale, dona messaggi chiari o con misteri, e insegnamenti, con forte segnale. Parla con gli occhi, parla con le mani, parla con la bocca. Parla con tutto il suo corpo sano, parla con ciò che tempo e luogo vuole. Ma credo che è certo più importante di ogni messaggio è la sicurezza, che non è falso, che non è vacante, è ricca di valori, è la sostanza. Altro appuntamento domenica pomeriggio in Biblioteca Comunale con la presentazione del libro Sherlock Holmes e il caso Pinocchio, frutto del lavoro a quattro mani di Mario Antonino Paternò e di Enrico Solito. Si tratta di un racconto del più celebre detective al mondo impegnato in un'indagine a Firenze per scoprire cosa c'è dietro la morte del celebre scrittore Carlo Collodi. Ad organizzare l'appuntamento l'Associazione Città Viva.